Legami scomodi, lettura numero 10.030. Maestro, come posso evitare i legami scomodi e avere solo delle buone relazioni? Non possono esserci relazioni buone o cattive, ma opportunità che la natura vi offre per la crescita. Saperle utilizzare con coerenza significherebbe colmare le vostre mancanze, mentre al contrario continuereste a lamentarvi per ciò che vi manca. Se volessimo parlare di relazioni veramente difficili, potremmo affermare che la più dura fra tutte è quella che si stabilisce tra i genitori e i figli. Si tratterebbe in realtà di un incontro tra vecchi debitori. Ma se durante il corso della loro vita il confronto avvenisse nel modo più amorevole, sarebbe una cosa meravigliosa. È la legge che governa le relazioni. Se vi capitassero degli incontri spiacevoli, significherebbe solo che non siete ancora capaci di comprendere ciò che vi stanno portando in dono e di conseguenza non sareste in grado di saperli gestire nel modo coerente. Non pensiate che la natura vi affianchi persone cattive, poiché il padre non ne fa di questi lavori, egli vi dà solo ciò di cui avete bisogno. Tutto nasce dalla vostra capacità di saper utilizzare ogni incontro e di relazionarvi in modo coerente con la legge della natura, poiché in caso contrario potrebbe esserci della sofferenza. Non pensiate che ci sia qualcuno che vi crei delle difficoltà. Evitate di dare la colpa agli altri e ricordate che il vostro dolore è creato solo da voi stessi. Non continuate a spingervi oltre nel cespuglio di spine. Sta tutto nelle vostre mani, proprio come la zappa che vostro padre vi consegna. Se incominciaste a zappare dovunque capitasse, finireste solo per zappare i vostri piedi, ma se al contrario incominciaste a zappare la terra con amore, il vostro lavoro varrebbe il contributo di 10 persone. Chiunque sia alla guida di un'impresa dovrebbe conoscere per bene questi principi. Un buon leader non detesta né giudica coloro che lavorano per lui, ma crea le basi affinché ciascuno di loro sia in grado di dare tutto ciò che possiede e ricevere ciò che gli manchi, in modo da consentire una crescita armoniosa per tutti.